Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Alessandro Borghese, ospite del podcast 2046 condotto da Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli, ha svelato alcuni retroscena disgustosi accaduti durante le registrazioni del programma televisivo Quattro Ristoranti in onda su Sky 1. Tra i momenti più raccapriccianti, Borghese ha raccontato di quando ha mangiato l'intestino di agnello durante una puntata in Sardegna. Il noto chef non riesce a cancellare dalla memoria l'episodio avvenuto durante la registrazione del programma. Durante una puntata a Barbagia in Sardegna, Borghese si è trovato a dover assaggiare la sa cordula, ovvero l'intestino tenue dell'agnello avvolto su se stesso e cotto alla brace. Dopo averne mangiato un pezzetto, Borghese ha dovuto scappare dietro al capanno a vomitare. Ma non è finita qui. Durante un'altra puntata dedicata a una città sul mare, Borghese ha ordinato una spigola che gli è stata servita senza testa. Quando ha chiesto spiegazioni al cameriere, quest'ultimo ha risposto con sicurezza di sistemare tutto. Tuttavia, Borghese ha seguito il cameriere di nascosto e ha visto con i propri occhi come questi abbia preso la testa del pesce dalla spazzatura e l'abbia riposizionata nel piatto attaccata al pesce. Queste scene disgustose non sono state trasmesse in televisione, ma Borghese ha voluto raccontarle per svelare cosa accade dietro le quinte.